Buongiorno cari amici, oggi voglio invitarvi a riflettere sul testo di Deuteronomio, capitolo 30, versi 19-20. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, perché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Dio è la vita. Non esiste vita fuori di Dio. L'uomo, sorpreso e meravigliato di essere in vita, apprende da Dio di essere una creatura di Dio. Ubbidire alla voce di Dio, riconoscere Dio come proprio creatore è la condizione realistica che Dio pone davanti all'uomo per restare in vita. Sì, perché Dio spiega all'uomo che non può esistere vita senza la legge della vita, non si può essere liberi senza una legge di libertà. Dio gli spiega che la sua legge è legge di vita, di giustizia, di amore, di verità e di libertà. Attenersi ad essa è scegliere di vivere, vivere in buona salute. Dio creò l'uomo perfetto nella libertà. L'uomo creato dal nulla, senza il suo consenso, è libero di scegliere se restare in vita, in ottemperanza della legge della vita, o tornare nel nulla della morte da cui viene. È una scelta di vita o di morte, di esistenza o di non esistenza. Fosse stato l'uomo creato, immortale, non avrebbe avuto questa libertà, non sarebbe libero e, pur creato con libero arbitrio, non avrebbe potuto esercitarlo. Una creatura immortale, con facoltà di scelta, avrebbe avuto davanti a sé l'opzione di attenersi alle leggi del suo creatore per vivere in paradiso, e l'opzione di rigettare l'ubbidienza a Dio e subire di vivere eternamente in punizione eterna in un luogo infernale. La creazione di un essere con facoltà di libera scelta, dotato di immortalità, sarebbe di per sé un atto di tirannia. Secondo la rivelazione biblica, il diavolo, essere libero, mortale, ribelle a Dio, tentò l'uomo con la falsità per fargli del male. Il diavolo disse ad Eva che Dio li aveva ingannati e che invece, senza ubbidienza alla legge di Dio, avrebbero vissuto in eterno, sarebbero diventati come Dio. La dottrina della immortalità dell'anima, parte purtroppo di molte religioni, anche denominate cristiane, è dottrina spiritica diabolica. L'orgoglio dell'uomo di diventare Dio, la cupidigia di appropriarsi egoisticamente ed eternamente del dono della vita di Dio furono la motivazione della scelta dell'uomo di staccarsi da Dio. Dio torna a ripetere che non c'è vita al di fuori del suo dono di vita e non può esserci libertà senza la sua legge di libertà. La vita secondo la legge di Dio è felicità eterna. Dio dona con amore e invita a scegliere la vita ancora oggi a noi, esseri caduti nella condanna di morte. Per noi la scelta è tra la morte certa e la vita certa, nella fede del sacrificio di Cristo Creatore, morto al nostro posto sulla croce. È una scelta di morte o di vita, di non esistenza o di esistenza. Dio ci esorta ad abbandonare l'attaccamento alla nostra natura mortale di peccato e tornare a Lui per ricevere in dono una nuova natura di amore e ubbidienza alle leggi della vita e della libertà. Questa è la via del vero sviluppo e della vera realizzazione del meglio dell'uomo. Leggiamo di nuovo in Deuteronomio 30, 19-20. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione.
Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, perché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Buona giornata.